saluto. Abbiamo invertito le parti, io ero fiero, non mi sarei mai aspettato, quindi, infatti quando mi ha chiesto l'organizzatore o l'organizzatrice con chi vorresti interloquire, io l'ho buttata lì, ma era una provocazione col sindaco, e pare che il sindaco sia tutto fiero e dice, ma qui dobbiamo capirci, io sono fiero e onorato davvero di avere Giulio Onsen, sindaco di Udine, che a fare quattro chiacchiere con voi, no? E ho dei bei ricordi di Udine, perché dopo il Baioni fummo deportati dalla Erba e prima feci 3 anni al collegio Don Bosco di Pordenone, no? Quindi le 3 medie e poi siccome pagavano ancora gli studi mi disse bisogna andare a Udine al collegio Bertone, mentre non erano più salesiani ma erano, e io a me mancava la libertà, c'è poco da fare, e però mi hanno dato delle dritte, ho fatto 2 anni più o meno, quasi 2 anni qui a Udine, e andavo spesso al castello di Udine, allora non mi ricordo più che punto, c'è un punto dove c'è una ruota, come in agosto avevo scalato il Durano a 13 anni con mio fratello che poi è morto, l'hanno ammazzato in una piscina in Germania, e guardavo il Durano, no? nelle sere o nei giorni di bel tempo lo vedevo, la mi veniva da morire di questa cosa, perché ci avevano strappato da questo essere selvatici, pronto? Ah no, ecco, adesso va bene, ma si metterà a fischiare di sicuro. E quindi andavo quasi appena potevo a vedere le mie montagne, no? Quindi questa idea di venire qui a Pordenone, che la montagna va in città, cioè la montagna va a Maometto, possiamo dire usando un loro proverbio, che no, la montagna viene sempre da noi, e che ha spinto il mondo ancora a esistere. Noi saremmo già estinti se non ci fosse stata la curiosità, che non è la curiosità del gossip, se quella è rimasta incinta, non è la curiosità di della rivista Chi, che tira 3 milioni di copie perché la Pruderie fa effetto, no? Le 50 sfumature di grigio ha venduto 50 milioni di copie, sono 50 le sfumature, sì, di grosso, di blu, quindi, ma la curiosità di entrare a trovare qualcosa che è nel mistero, è nel segreto, quindi, ma senza impossessarsi, senza deturpare, perché c'è una curiosità deturpatrice, cioè prendo e accumulo, no? La curiosità della conoscenza, che dobbiamo inculcare anche nei nostri bambini, nei nostri ragazzini piccoli, dai 3 ai 6 anni, incuriosirli alla lettura, ad esempio, che è una cosa salva vita, è una medicina preziosissima, fondamentale, è una medicina